Benvenuti! Oggi vi parlo dell'impressionismo, la corrente più famosa sorta in Francia, che riscuote sempre un grande successo. Perché attira sempre un vasto numero di spettatori? Cosa rappresenta l'impressionismo? O cosa significa in plein air? Come è nato? Da dove deriva il termine impressionismo? In questo video troverete in sintesi le risposte a queste domande. Perché attira sempre molti spettatori? I quadri impressionisti riescono sempre ad affollare le mostre perché emozionano e coinvolgono. Esprimono concetti semplici, come le passeggiate nelle giornate assolate, sulle rive della Senna, i balli, la campagna, il movimento, la rifrazione dell'acqua. La donna nuda non è più mito, ma viene raffigurata provocante con naturalezza. Cosa rappresenta l'impressionismo? L'impressionismo rappresenta l'impressione immediata della realtà. L'ispirazione deriva dalla pittura romantica di Delacroix e dal verismo di Courbet. Ma rispetto alle correnti precedenti, l'impressionismo non si occupava dei problemi, ma della gioia di vivere. L'arte era contro l'accademismo, non si parla più di linea di contorno e la prospettiva geometrica venne quasi abolita. I pittori tendono a cogliere gli effetti di luce. Le pennellate erano veloci, per picchiettature, con l'uso di pochi colori puri che tendevano a fondersi assieme. Furono le nuove teorie scientifiche sulla visione a scoprire che in base alla vicinanza dei colori si creano effetti più o meno luminosi. Cosa significa en plein air? Lo stile di pittura fu denominato en plein air, un metodo pittorico consistente nella creazione di quadri all'aria aperta. Gli artisti, muniti di cavalletti, tavolozze e pennelli, ritraevano la realtà così come la vedeva l'occhio. Coglievano l'attimo, perché tutto cambiava a seconda del cambiamento atmosferico e della luce. Un fattore innovativo riguardò i colori in tubetto, che risultavano facilmente trasportabili, ma gli artisti iniziarono ad ammalarsi di artrosi perché i tubetti erano realizzati in piombo. Come è nato l'impressionismo? Nel 1870 si affermò un nuovo modo di dipingere e di interpretare l'arte. La prima svolta avvenne nel 1863 nel Salon, un'esposizione periodica biennale francese composta da una giuria che rifiutò quasi 3.000 opere in quanto ritenute dai critici dei semplici abbozzi. Napoleone III organizzò un'altra mostra, esibendo tutte le opere rifiutate. Sorse così il Salone dei Rifiutati, dove vi furono artisti come Renoir, Monet, Pissarro, Degas e anche Manet, che tra l'altro fu motivo di scandalo perché partecipò con il dipinto Colazione sull'erba, ritenuto un dipinto volgare e malizioso perché venne rappresentata una prostituta e non una dea come si usava a riprodurre in passato. La stessa critica fu espressa anche per il dipinto Olimpia, malgrado Manet si fosse ispirato alla Venere di Urbino di Tiziano. Anche il giapponesismo ebbe un ruolo fondamentale, come le stampe di Hokusai. Successe che artisti come Monet ne vennero attratti per le forme semplificate e prive di variazioni chiaroscurali. Prima mostra impressionista fu quella degli artisti indipendenti e fu allestita nel 1874 nello studio del fotografo Nadar. Anche la nascita della fotografia ebbe un ruolo fondamentale. Diminuendo la richiesta dei ritratti, i pittori furono stimolati a inventare qualcosa di innovativo. Inoltre, molte tele impressioniste possedevano tagli compositivi suggeriti dalla fotografia. I pittori impressionisti furono molti, anche se ognuno con caratteristiche diverse. Ve ne cito solo alcuni. Monet fu il più impressionista di tutti. Dipingeva con una pennellata sciolta e pastosa, paesaggi, scorci d'acqua, facendosi anche trasportare da una barca dalla quale dipingeva. Lui tendeva a ripetere i medesimi soggetti. Dipinse la cattedrale di Rouen per 50 volte, oppure le celebri ninfe o i campi di papaveri. Renoir predilesse la figura umana ed è famoso per il dipinto Il ballo alle Moulins de la Galette, dove si vede la luce che passa tra le foglie e il movimento dei personaggi. Degas, a differenza degli altri pittori, dipingeva nel suo studio. Amava raffigurare le ballerine in movimento. Manet è il pittore della vita moderna. Come accennai prima, le sue opere fecero scalpore. E tra le figure femminili ci furono Mary Cassatt e Bertin Morisot. Da dove deriva il termine impressionismo? Il nome impressionismo deriva dall'epiteto inizialmente usato con significato derisorio e dispregiativo contro i pittori del gruppo.
Fu il dipinto di Monet, Impressione Sole Nascente del 1872, che diede il nome alla corrente impressionista. È sconvolgente sapere che Monet, uno dei pittori attualmente più ammirati, fu giudicato dal critico Leroy che, scandalizzato, disse che la carta da parati è ancora più curata di questo dipinto. Fu proprio da questa critica e dal titolo del quadro che nacque il termine impressionismo. Termino con Monet che disse: «Ognuno discute della mia arte e finge di capire, come se fosse necessario capire, quando è necessario amare». Ora vi saluto tutti con un abbraccio. Ciao!